Buonasera, eccoci qua, vediamo di iniziare, facciamo passare come sempre qualche decina di secondi in maniera che chi ha piacere di seguire possa seguire dall'inizio, poi naturalmente ormai siete tutti esperti, sapete che il video poi sarà disponibile alla fine subito su Facebook. Quindi di nuovo buonasera a tutti. Mi date un feedback che l'audio è a posto, dovrebbe essere a posto, è sicuramente a posto. Saluto Nadia Follanetto, Giovanni Tumiatti, faccio passare ancora qualche secondo e poi parto con questa puntata che ha raccolto qualche notizia, cercherò di farne il più spesso possibile di queste brevi, diciamo così, TG, in cui raccolgo più notizie, cerco di darle abbastanza velocemente, cose da dire ce ne sarebbero moltissime, cerco di raccogliere, diciamo, cose che ritengo molto interessanti, concreti per la vita comune. Saluto Dennis Mappelli che mi segue sempre, mi dà anche molti spunti molto interessanti. Approfitto anche per dire che ciascuno di voi mi può scrivere, come fa molto spesso Dennis, proponendomi video, materiale interessante che molte volte lo pubblico. Recentemente ho pubblicato proprio un bellissimo video che mi aveva consigliato Dennis con il procuratore che parlava, un'altra volta c'era il filosofo, il doppio laureato in televisione, quindi insomma chi vuole assolutamente può propormi del materiale. Quindi partiamo con la prima notizia che è l'emergenza PFAS. Dopo anni che il Movimento 5 Stelle denuncia l'emergenza di questi composti chimici, sicuramente estremamente pericolosi, con tanto di denuncia di esposto proprio in procura a Vicenza, finalmente si sveglia un po' anche il mondo della politica e quindi c'è la notizia che i PFAS sono stati dichiarati emergenza appunto da commissariamento e quindi il governatore della regione Veneto, con parecchio ritardo rispetto a quello che aveva proposto il Movimento 5 Stelle, ha dichiarato lo stato di emergenza. Ho fatto un post recentemente su Facebook, quindi lo potete vedere tranquillamente. E a questo aggiungo anche il fatto che al recente vertice di Davos, Greenpeace ha portato l'emergenza tra le 10 principali casi gravi al mondo di inquinamento da parte di multinazionali. Quindi grazie a Greenpeace che ha portato a livello, diciamo, internazionale appunto questa emergenza che minaccia 800.000 persone direttamente a livello di approvvigionamento idrico. Quindi ribadisco, è diventata un'emergenza da commissariamento, un'emergenza nazionale. Ma i 5 Stelle lo dicevano da diversi anni con tanto di denuncia e di esposto appunto in procura di Vicenza. Proseguiamo con l'ambiente perché c'è un'ulteriore minaccia che riguarda l'ecosistema generale e quindi noi, ed è il grande aumento di pesca del krill. Molti lo conosceranno, ma ricordiamo che il krill sono dei gamberetti piccoli, dai 2 ai 12-13 centimetri, che sono la base, il punto di partenza della catena alimentare di moltissime specie acquatiche, dalle balene a moltissimi altri pinguini, oltre un terzo della dieta di altre specie di pesci, uccelli marini, foche, eccetera. I krill hanno una massa stimata di 380 milioni di tonnellate, cioè più di tutti gli esseri umani della Terra messi assieme. Fino ad alcuni anni fa non erano molto pescati perché non sono buoni da mangiare, però quando hanno scoperto che se ne possono fare farine per l'itticoltura, quindi farine di pesce, per l'acquacoltura e soprattutto si possono estrarre i famosi omega 3, i famosi omega 3, penso che li conoscete un po' tutti, questi integratori alimentari, ecco che la pesca è grandemente aumentata. Ribadisco, se questa specie dovesse essere messa in pericolo di estinzione, siamo in pericolo tutti perché sono la base della catena alimentare
di moltissime specie acquatiche. Quindi, sia per salvaguardare il loro habitat, sia per salvaguardare l'Antartico, che è un ecosistema eccezionale, Greenpeace ha dato la notizia che l'Unione Europea ha predisposto, ha proposto un ulteriore santuario marittimo grande 1,8 milioni di chilometri, quindi un santuario enorme, e questo perché l'Antartico è uno dei grandi elementi cruciali per la stabilità climatica e ambientale del pianeta. E recentemente potrete vedere nei siti di Greenpeace, sono scesi con un sottomarino in queste freddissime acque e le hanno trovate ricchissime, ricchissime di vita. Io vi faccio vedere giusto un'immagine, me l'ero memorizzata qui, quindi su queste acque freddissime facciamo un po' da Piero Angela e facciamo vedere questa immagine decisamente stupenda. Ecco, questa non è una barriera corallina su un mare tropicale caldo, ma è una barriera corallina sul mare Antartico freddissimo. E appunto hanno trovato una ricchezza e una varietà di specie enormi, appunto anche in queste aree freddissime. Quindi c'è questa proposta dell'Unione Europea di questo santuario naturale, e proposta sostenuta dalla Germania. Ecco, mi piacerebbe sapere il Ministero dell'Ambiente italiano che cosa ne pensa. Speriamo che sia assolutamente favorevole. Potete ciascuno di voi firmare la petizione per sostenere questa proposta, poi vi metto il link, naturalmente il link è sulla pagina di Greenpeace e quindi possiamo tutti sostenere questa proposta. Ora veniamo alla terza notizia, che è quella sui sacchetti della spesa. Vi ricorderete tutti alcuni mesi fa, i sacchetti della spesa diventano in plastica biodegradabile e compostabile, quindi grazie al cielo, assolutamente grazie al cielo, e anzi grazie all'Unione Europea, quindi ribadisco che il telegiornale più importante sarebbe quello sulle politiche dell'Unione Europea, però se ne parla semplicemente per il fatto che diventano a pagamento, come se quelli prima in plastica non biodegradabile non fossero di fatto pagati, perché di fatto venivano caricati sulla spesa, non è che i supermercati ce la così regalavano graziosamente, magari ce lo facevano pagare poco, per carità, magari era pure sotto costo, per carità, però naturalmente milioni e milioni di sacchetti di plastica dati ai clienti in qualche maniera devono essere pagati, quindi non è che sia una novità il fatto che adesso diventa esplicito il prezzo del sacchetto biodegradabile e compostabile. Qual è il punto? Il punto è che l'Istituto Superiore per la Sanità, avevo già detto, ha detto non ci sono problemi a riutilizzare lo stesso sacchetto più volte per asportare frutta e verdura. Però in Italia non si può fare perché c'è una circolare che è uscita a fine del 2017 dal Ministero dell'Ambiente, che introduce il divieto di riutilizzare i sacchetti della spesa per fare più volte la spesa di frutta e verdura. Allora, io ho contattato Feder Distribuzione, che è la sigla che definisce il 60% della catena commerciale italiana, e ho chiesto se possono essere propositivi con delle, appunto, proposte per risolvere questa situazione assolutamente illogica, perché ribadiamo, sono milioni le spese che vengono fatte tutti i giorni dagli italiani, ogni volta sacchetti su sacchetti su sacchetti, anche se sono biodegradabili e compostabili, è enorme passo avanti rispetto ai sacchetti non biodegradabili, comunque è un non senso. Potremmo riutilizzare più volte gli stessi sacchetti. Non è così semplice, come sempre siamo in Italia e quindi la burocrazia è complicatissima, la tara. Se tu sei in supermercato, dovesse venderti un prodotto anche con 5 grammi di tara sbagliata, è reato penale. È reato penale. Quindi, se dovesse farti pagare 5 centesimi in più perché ha pesato male, e per via che il sacchetto che tu usi è un po' più pesante, è un po' meno pesante, dovessi farti pagare un centesimo in più perché la tara è sbagliata, è reato penale. Quindi ci sono difficoltà burocratiche come al solito. Ho chiesto a Federdistribuzione di essere propositiva e di proporre al Ministero delle soluzioni in maniera da non essere in questo circolo virtuoso in cui sono costretto ogni volta, per prendere frutta e la verdura, a consumare sempre nuovi sacchetti, anche se compostabili
o biodegradabili. Quindi speriamo che tra il commercio, fede di distribuzione, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico trovino una quadra per consentirci di non dover utilizzare per forza di cose milioni di sacchetti. Ribadisco, grossissimo passo avanti che sono diventati da plastica non biodegradabile a plastica biodegradabile e compostabile, però il buon senso dice cerchiamo di riutilizzarli. Adesso veniamo a un trafiletto che ho trovato sulle mensile di Greenpeace e quindi sono molto contento visto che Greenpeace conta 70-75 mila soci, 70-75 mila persone, 70-75 mila italiani avranno letto questo, che ve lo inquadro velocemente, questo trafiletto in cui si parla della cooperativa È Nostra, quella cooperativa di cui io vi ho parlato diverse volte, vi ho fatto vedere anche la mia prima bolletta elettrica, appunto con È Nostra, di cui sono socio, perché è una di quelle cooperative no profit, azionariato popolare, voto capitario che fa il commercio di elettricità 100% rinnovabile. Quindi se non vi piace il carbone, il petrolio, il gas, il nucleare e volete elettricità 100% rinnovabile, È Nostra è una delle, non è l'unica, è una delle cooperative che può fare per voi. Recentissimamente si è fusa con un'altra cooperativa storica che si chiama Rete Energie. E in questa maniera hanno chiuso il cerchio perché Rete Energie fa proprio l'installazione, costruisce l'impianto rinnovabile, l'impianto fotovoltaico, l'impianto eolico, eccetera. E È Nostra ha proprio tutti i permessi, ha tutte le licenze, ha tutte le carte in regola, può fare proprio la vendita finale. È Nostra fa la vendita finale, vi porta a casa elettricità 100% rinnovabile, però attenzione. Proveniente da produttori che fanno solo rinnovabile. Perché se voi chiedete agli altri operatori, anche loro hanno l'opzione 100% rinnovabile, però il grosso della loro produzione è ancora da fonte fossile, è ancora da fonte fossile. Mentre È Nostra seleziona produttori che fanno solo energia elettrica rinnovabile. Per cui senza toccare il contatore, senza toccare nulla, senza fare nessun tipo di lavoro. È come cambiare l'operatore telefonico, è uguale, potete avere a casa vostra elettricità che vi costa anche decisamente un prezzo molto interessante, ovviamente valutatelo voi, io vi dico che sono tra i più bassi del mercato, sono tra i più bassi del mercato, senza toccare nulla potete risparmiare ed avere la, diciamo così, l'enorme soddisfazione intanto di non essere clienti ma di essere soci. Di avere un voto come qualsiasi altro socio, indipendentemente che siate ricchi, poveri, belli, brutti, alti, bassi, biondi o bruni, avete sempre un voto. E dopodiché potete decidere appunto anche della politica della società, perché avete un voto come tutti gli altri, risparmiate e l'elettricità è 100% rinnovabile. Rispondo a Nunzia Ricciardi. Nunzia, a meno che tu non sia una fabbrica che consumi 1000 euro al mese di bolletta elettrica, i risparmi che si ottengono non sono enormi. Se tu fai il conto, vedrai che spendi molto di più in combustibile per l'automobile e combustibile per il riscaldamento. Perché per gli italiani il grosso della cifra non è l'elettricità, parlo delle famiglie medie, parlo delle famiglie, non parlo delle imprese. L'impresa dipende da che tipo di impresa hai, ma per la famiglia media il grosso della spesa sono combustibili per automobile e combustibili per il riscaldamento. L'elettricità ha una, per carità, costa, ma ha una incidenza minore. Però, come ho detto prima, È Nostra è tra le più basse offerte sul mercato, che possiate trovare. Naturalmente, ognuno di voi può fare i confronti che ritiene opportuno fare. L'ultima notizia è il convegno a cui ho partecipato questa mattina a Treviso sulle mafie in Veneto. Sì signore, mafie, quindi al plurale, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, in Veneto, e in Veneto e in tutto il nord Italia. E non sono parole mie, sono parole del procuratore nazionale antimafia che si chiama Derao. E il quale ha detto testualmente: chi nega l'esistenza delle mafie nel nord Italia nega l'evidenza. Chi
chi nega l'esistenza delle mafie nel nord Italia nega l'esistenza. Quindi ogni riferimento a soggetti politici o a cittadini che dicono che nel nord Italia non ci sono le mafie è puramente casuale. E io ne ribadisco ancora una volta per dire chissà se queste mafie le hanno create gli emigrati, visto che sembra diventato lo sport nazionale, la caccia all'immigrato è colpa dell'immigrato, nevica, grandina, ci sono le buche sulle strade, ci sono le malattie, è colpa dell'immigrato, è sempre colpa dell'immigrato. Evidentemente anche mafia, camorra e 'ndrangheta che ci perseguitano, direi da più di un secolo, evidentemente anche queste sono state create dagli emigrati. Quindi questo lo dico a tutte quelle persone di buona volontà che tartassate dalle televisioni, ormai si stanno convincendo che il pericolo più grosso per l'Italia sono gli emigrati. Evidentemente, appunto, mafie, camorre, 'ndrangheta, appalti truccati, gioco d'azzardo, corruzione, baronati, clientelarismi, evidentemente sono tutte cose create dagli emigrati. Le 180.000 leggi che abbiamo in Italia e che rendono praticamente impossibile lavorare nella certezza di essere nella legalità, perché lavorare si può, ma avere la certezza della piena legalità non ce l'ha nessuno. Evidentemente queste 180.000 leggi create negli ultimi 60 anni le avranno create ovviamente gli emigrati, chiaro che è colpa loro. Allora dicevo, sono state presentate numerose cifre a supporto di questa evidenza della presenza delle mafie nel nord Italia, con alcune statistiche. Io mi limito a un dato che mi ha colpito parecchio, cioè che le mafie si piazzano su un po' tutti i comparti della vita civile, manifatturiero, servizi, ma la percentuale più grossa, il 18% delle aziende corrotte dalla mafia, dalle mafie, è sul commercio. È sul commercio, che come sempre il commercio è una delle filiere che ha un grosso valore aggiunto. Allora, su questo mi dà modo di ribadire ancora una volta che ciascun cittadino potrebbe fare una grossa parte per sconfiggere, per aiutare a sconfiggere, per velocizzare a sconfiggere il fenomeno delle criminalità organizzate facendo la spesa presso i gruppi di acquisto solidale. Presso i gruppi di acquisto solidale, chiamati velocemente GAS, gruppi di acquisto solidale, cosa che chi mi conosce sa che ne parlo da sempre, quindi lo dico soprattutto per i nuovi amici. I gruppi di acquisto solidale perché? Perché i gruppi di acquisto solidale scelgono i propri fornitori, li vanno a trovare i propri fornitori, verificano con i loro occhi, come dice Alessandro Trabucco, aprire gli occhi. Grazie Alessandro, sì, apriamo gli occhi e i gruppi di acquisto solidale vanno a trovare, selezionano i propri fornitori, vanno a vedere come lavorano, come trattano le bestie, se dobbiamo comprare carne, formaggi, come lavorano all'interno della fabbrica, come trattano i dipendenti, eccetera, eccetera. E solo dopo si sceglie appunto qual è il fornitore migliore, saltando gli intermediari commerciali, quindi andando direttamente dal produttore e quindi avendo il miglior rapporto qualità prezzo. E chiaramente andandoceli a scegliere noi con i nostri occhi, non dico che sia impossibile, ma sarà molto molto difficile che andiamo a selezionare aziende con infiltrazioni mafiose. Ripeto, non dico che sarà impossibile, però insomma, andare lì, vederle con i propri occhi, vedere come sono prese, come gestiscono un po' tutto, chiaramente aiuta moltissimo. Non acquistiamo più alla cieca, non andiamo più su un supermercato ad acquistare alla cieca. Quindi ancora una volta invito tutti voi, siete già tantissimi perché i GAS in Italia sono più di 2000, ma invito tutti voi a fare ancora, chi non utilizza i GAS, a fare questo sforzo di conoscerli. È molto molto semplice perché una volta entrati non si paga niente per entrare, che sono tutte cose fatte a livello di volontariato. Vi faccio anche vedere, si riceve, ve le faccio vedere proprio, si riceve tipicamente una mail periodicamente in cui, vediamo se mi supporta lo smartphone, forza e coraggio, eccolo qua,
Vedete, questa è una mail in cui, per esempio, adesso vengo avvisato che è aperto l'ordine della pasta fresca, poi fra qualche giorno riceverò quella dei formaggi, poi riceverò quella della carne, del pesce, della frutta, della verdura. Ecco, è aperto l'ordine della pasta fresca e cosa si deve fare? Udite, udite, si deve semplicemente compilare una tabella Excel. Vediamo se il computer mi fa la grazia di far vedere questa tabella che avevo già precaricato. Eccola qua. Si compila, pensate un po' che difficoltà, una tabella Excel con le varie voci, con i vari prodotti. Su questa casella azzurra si scrive 1, 2, 3, 4 confezioni in questo caso di ravioli, di pasta, tagliatelle, gnocchi, eccetera. Si compila la tabella e la si rimanda indietro. Pensate un po' che difficoltà incredibile. Vi arriva una mail con i prodotti che potete acquistare già belli ordinati su una tabella Excel. Su questa colonna, in questo caso azzurra, scrivete 1, 2, 3, 4 la quantità che volete acquistare, rimandate indietro la tabella e al gruppo di acquisto arriva la merce. Poi naturalmente si va a prendere la merce dalle persone che si sono offerte, perché è tutto volontariato, i gruppi di acquisto solidale sono semplicemente gruppi di persone normalissime che si arrangiano tra di loro, si aiutano tra di loro. E fanno appunto questi acquisti collettivamente. Quindi avete visto l'enorme difficoltà, e questa naturalmente è ironia, è facilissimo, e in questo caso avete prodotti di alta qualità al prezzo migliore possibile, perché come ho spiegato è il gruppo di acquisto che li va a scegliere. Ovviamente, ovviamente, molto spesso ci si appoggia a scelte già fatte da altri gruppi di acquisto, della serie inventare l'acqua calda. Non è proprio il massimo, quindi per dire, se il gruppo d'acquisto è al nord e vuole acquistare arance, non si fa 600 km, 700, 800, 1000 km per andare al sud e selezionare i fornitori di arance. Si appoggia a un gruppo di acquisto siciliano, pugliese, lucano per l'acquisto delle arance. Se invece dobbiamo acquistare prodotti che trovo nel raggio di 30-40 km, allora certamente va direttamente il gruppo d'acquisto di quella zona e va a selezionarsi i prodotti, i formaggi, la carne, altra frutta e altra verdura che cresce appunto in quelle località. Quindi una parte di prodotti la si vede proprio con i propri occhi, dall'altra c'è questo rapporto naturalmente di scambio fiduciario con altri gas delle altre parti d'Italia, il tutto coordinato da un sito che è appunto retegas.org, se non ricordo male, che appunto raccoglie e coordina un pochino tutti quanti i gas italiani, che comunque ribadisco sono autonomi, è solo un discorso di avere anche una mappa fisica in maniera da aiutare chiunque voglia partecipare a questi gruppi a trovare quello più vicino. Bene, io con questo ho finito queste 4-5 notizie veloci, chiudo con la solita, diciamo così, informazione di servizio. Per chi di voi volesse tante notizie positive, reali, pratiche, quindi non diciamo teoria, ma quelle che io ho chiamato e che si chiamano buone pratiche, nel mio blog personale Tracce trova una sezione proprio chiamata Buone pratiche e lì trovate, ormai ho messo più di un centinaio perché ho fatto più di una decina di video e ogni video contiene diverse buone pratiche, trovate tantissime cose fatte dal basso che funzionano e che in alcuni casi, in molti casi, si possono replicare normalmente. Quindi buone notizie, buone pratiche le trovate nella mia sezione, appunto buone notizie, nel mio blog Tracce e lì sono tanti video, ognuno con notizie molto positive se uno vuole tirarsi su un po' il morale. E ribadisco, non sono cose campate per aria, ma sono tutte cose assolutamente reali e vive. Altra rubrica che ho preparato per voi si chiama Risparmio, risparmio, quindi naturalmente per risparmiare da piccoli a grandi acquisti, da piccoli a grandi acquisti, banche, assicurazioni, appunto energia elettrica, i gruppi d'acquisto sulle automobili, sulla telefonia, eccetera, eccetera. Trovate tantissimi risparmi, tantissimi consigli per risparmiare. In generale, questo si inquadra nel concetto consumo critico, per cui trovate la mia sezione consumo critico appunto per scegliere
e guardare oltre il cartellino del prezzo, oltre il cartellino del prezzo, oltre il puro, diciamo così, la pura convenienza a brevissimo, guardare quello che c'è dietro e quindi avere una convenienza spostata un po' nel tempo, ma assolutamente certa, al posto di un danno spostato in là nel tempo. E poi l'ultima sezione, i libri che ho riassunto, ci sono una cinquantina di libri riassunti nella mia sezione indispensabili e sono appunto riassunti. Sono libri già riassunti, quindi in pochissimo tempo potete avere il succo del discorso, le informazioni concentrate. 6-7 libri sono in materia energetica, 6-7 sono sulle banche e poi tutti gli altri sono comunque su materie pratiche, materie eminentemente pratiche. Bene, io ringrazio Maria Sindoni che mi segue sempre, ogni tanto su alcune cose più energetiche, meccaniche, qualche cosina Maria. È da rivedere, però insomma, a livello di filosofia di fondo siamo assolutamente al 100% nella stessa posizione, quindi rinnovabili, efficienza energetica, risparmio, siamo assolutamente tarati. Saluto Antonio La Guardia, vedo solo gli ultimi commenti che sono arrivati. Grazie a tutti, chi ha piacere condivida questo video con i vostri amici e ci vediamo alle prossime notizie. Grazie, buona serata.